Alboreto? Ah cazzo, stanno già girando. Pazzo, facci la intro del video. E buonasera ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Torquato. Se avete qualcosa da dire, venitela a dire alla direzione di gara. Detto questo, divertitevi. Appena prima di partire, verso le 3:30, 3:45, facciamo un altro meeting, che decidiamo tutte le cose, poi si parte. Salve. Quanto è brutto Fabiana qui? Madonna Fabiana, quanto è brutto. Siamo al TK Dirt & Co, fare l'IDL, l'ultima tappa dell'IDL, perché è stata rimandata a causa del brutto tempo. Sì. Allora, siamo al TK Dirt & Co, bike park a Milano, zona Baggio. Carlo, il park è nato nel... Boh, un botto di anni fa, io ho iniziato a girare nel 2005 qua e c'era già, però prima era Race. Se non mi sbaglio hanno aperto insieme a noi quasi, sì, al sì, park. Sì, sì. L'hanno aperto più o meno quando abbiamo aperto il Monza Pizza Bike Park. È un pochino più piccolo rispetto al nostro parco a Monza. Hanno spazi più ristretti, però hanno tutto anche loro. Allora, abbiamo una linea di panettoncini piccolina proprio lì. Linea grossa che parte da Rollin, dove ero io. Una pump track che adesso è coperta perché ieri ha diluviato. Ah, e dietro di là, in fondo, salto in mulce e foam pit. Quindi hanno più o meno tutto, in versione un po' più ristretta rispetto a noi, però hanno anche loro tutto. E oggi si terrà l'ultima tappa dell'IDL Tour, che abbiamo fatto anche a Monza quest'anno, però non ho fatto nessun video in riguardo. Ma l'IDL, l'organizzazione che organizza questo evento, ha comunque fatto il video recap, che magari vi lascio link in descrizione. Oggi gireremo anche noi, faremo un po' di trick. Io non farò il contest per il semplice fatto che non mi sembra giusto rubare posto o occasioni a questi rider che comunque girano solo in Italia, ma preferisco dare la possibilità a loro di farsi vedere, mettersi in mostra. E quindi io farò il giudice e basta, e girerò un po' e mi divertirò con tutti gli altri. Mi raccomando. Mi raccomando. Lui è l'organizzatore. Io. Dell'IDL Tour. Ci assicuri? Dai, dici due parole sull'IDL Tour. Fai capire che cos'è. Allora, da che cosa è nata l'idea, che la gente vuol capire e magari l'anno prossimo vogliono partecipare, venire a vedere. L'IDL nasce nel 2017 come idea dalla chiusura di Oz Bologna al Pinewood Indoor Bike Park. Niente, praticamente abbiamo detto: bene, è l'ora di fare qualcosa per il dirt italiano. Abbiamo inventato questa cosa qua che non c'era. Abbiamo cercato di fare un tour per dare la possibilità a tutti i ragazzi, sia chi gira in montagna, bike, che gira in BMX, aperto a tutti, perché i percorsi in Italia sono anche abbastanza abbordabili per i neofiti, i non neofiti. Quindi abbiamo deciso di dare questa opportunità a tutti i ragazzi e di poter gareggiare a livello europeo come fanno gli altri stati, con un prize money diviso per le due categorie, categorie separate e tutto quanto. Andate a seguire IDL sia su Instagram, su Facebook, su YouTube anche. YouTube. Andate a cercare, magari ve lo linko sempre qui sotto in descrizione e basta. Dici qualcosa? I salti sono piccoli. Come sono piccoli? Sono piccoli. Okay. Arrivando dall'Eurobike, il primo era 10 metri, questi sono piccolissimi. Però è molto divertente. Scorrevole. Vai. A com'è composta la linea? Allora, ci abbiamo Rollin di partenza, mini step down, primo salto, vediamo lui che gira, primo salto, secondo e terzo di questa linea che è la più grossa, curva che torna indietro, bella questa curva che è curva a U, bella secca, panettoncino che in realtà... Ecco, è tipo stepappino, tu gorba. Poi abbiamo salto in hip e in fondo, per ritornare indietro, uno stepappino. Per non annoiarvi troppo, useremo moltissimo la GoPro oggi, perché vogliamo goderci la giornata e non vogliamo tenere in mano la camera ingombrante. Adesso switchiamo a GoPro e gireremo un po' su tutte le linee e vi facciamo vedere il park da me. Chi cazzo sei te? Anche se vuol contest, adesso faremo un bel trenino su quella piccola. Sì, ma io... Aspetta un attimo. No, sai cos'è? Che effettivamente io giro sempre con la musica, però siccome devo parlare la spengo e la tengo lo stesso su, e sembra che l'ascolto, ma in realtà non l'ascolto. Partiamo dalla linea mini, senza pedalare, senza far niente. Qua bisogna fare, c'è la musica, sono un po' incazzatini questi salti, ma che c'è un triplo che si fa manual su tutto. Poi un altro inghiappato di Ivo, poi uno stepappino. Ecco qua. Bella, bici. Bene. Lui fa parte degli altri due ragazzi, con Teo e Rich, che hanno fatto il TK. Quindi props. Grazie.
Bella tosta. Pazzo, non si supera, pezzo di cane. 100! 100! C'è, era 100, l'ho visto! Chi? Di parlare? Sigla! Siamo sul roll-in della Big Line, che vabbè non è grossissima, però è abbastanza divertente. Sono belli secchi sempre che qua. Infatti gente che gira in BM, le bici sono più piccole, le ruote più piccole. Dai vai. Non è vero, mostraci. Parla un ex BMXA. Ecco. Vai pure bambino. Ah, dicevamo, c'è uno step downino. Fai il primo salto qua, bello incazzato. Secondo, sono tutti doppi qua, da qua un po' in hip, non so se si vede nella GoPro. Poi questa tripla gobba, panettoncino un po' giornerello questo che fa scalciare. Poi l'ultimo salto, un bel big whip. La cosa figa è che tu parti da qua e ritorni qua. Questa è una cosa fighissima del parco. È che non devi piano tossire. Piano, la madonna. Cos'è che c'hai? Si è rotto, è scoppiato un polmone. Comunque la cosa figa è che si parte da qui e si arriva qui. E quindi Ivo non deve camminare per ritornare su roll-in. Questo è fighissimo. Sono io, gli altri camminano. Ti seguo, dai. Ti seguo. Vai pure. Sì. No, perché ti sei fermato? Vai! Siamo fermi! Ah, siamo fermi! Cos'è successo dopo la curva? L'ho presa in mezzo. Ah. Cazzo, ogni giro non riesco a finire la linea completa. Non ho capito cosa hai detto. Finisco la run. Sì, finisco. Senza tutti i trick. Però tipo con flip, tac, qualcos'altro potrebbe essere sufficiente per la final. Non si corrompono i giudici, Grigio. Sì, Grigio, sì. I giudici non si corrompono, sta corrompendo. Ma dato 50 questo. Euro del taschino. Vediamo. Vado, me vado. Oggi io sono piuttosto tranquillo perché ieri comunque, come ho imparato a Whistler, mi sono addormentato con le preghiere, il rosario protettivo. Comunque vedete, allora sono tutti qua perché stanno cercando di corrompere qua. Sì. Abbiamo detto 50 io... euro, 20. No, 50 anch'io. 10. Vuoi una pesca? Lui una pesca. Se tiro 5 euro mi fa arrivare ultimo. Volevo dire una cosa ma mi sono dimenticato. Non dirla, man. Allora i salti in BM sembra che sono abbastanza tranquilli a trickare. In mountain bike scalciano un filino perché sono un po' più corte le rampe rispetto a tipo a dove ce l'abbiamo noi in Monza. Quindi per loro sarà ancora più difficile fare il contest per tutti. Io mi sto cagando addosso. Quindi adesso parte il contest, io faccio il giudice severissimo. Vi faccio vedere un po' come giudichiamo un contest del genere. Come funziona? Come funziona il sistema di giudizio? Non te lo ricordi. Io? Allora, abbiamo tutti i nomi. Ogni rider fa due run, quindi tutti avranno due run, categoria mountain bike BMX. Primi 5 di ogni categoria avranno una terza run a disposizione che sarà la super finale, chiamiamola. Particolarità ovviamente divisione mountain bike e BMX per il fatto che è diverso trickare con la mountain bike rispetto alla BMX, perché con la BM è un po' più facile su alti così piccoli fare i tricks, siccome si muove molto più velocemente. Con la mountain bike invece è un po' più complesso, quindi è giusto dividere le due categorie. Entrambe le classifiche avranno premio in denaro e guardate, per il vincitore, mega campionato, abbiamo dei bellissimi trofei. Favore finito per esempio, grazie. Basta, iniziamo adesso. Siamo qui con Davide Dolphin e Frullo,
è invisibile. Ah, noi siamo i giudici del contest di oggi. Vi spiego un attimo soltanto cosa deve fare un giudice quando giudica questi contest. Abbiamo una lista di nomi e abbiamo in totale oggi 8 salti. Foglio ha le colonne in base ai salti che abbiamo. Su ogni colonna noi segneremo semplicemente il trick, perché durante la run è impossibile segnarsi subito il punteggio intanto che uno fa la run. Quindi uno si segna il trick che fa e alla fine di tutta la run dai un punteggio. Quindi poi stili la classifica da quello. Abbiamo fatto i giudici al contest, adesso è già finito tutto in realtà. Siamo andati di fretta e non sono riuscito a filmare niente per quel motivo lì. C'è l'uragano, abbiamo l'uragano che sta arrivando e quindi siamo andati belli spediti. Comunque, gara figa c'è stata direi, hanno trickato bene sia in mountain bike che in BMX. Questa volta tra l'altro c'erano più rider in mountain bike, quindi la scena sta crescendo. Meno rider in BMX. Io non vi ho filmato niente del contest perché non voglio spoilerare niente. Il video ufficiale lo vedrete sulle varie pagine dell'IDL Tour. Si può dire che la cosa figa di questi eventi è che, vabbè, essendo uno sport ancora poco conosciuto in Italia, però stanno nascendo un po' di posti, la gente sta iniziando a girare. La cosa figa è che comunque è ancora molto, molto pulito come sport, molto reale. Nelle prove si gira tutti assieme e non c'è una vera rivalità. C'è poi la competizione, come è normale che sia, però si è tutti amici, si è qua a scherzare. È la cosa che amo di più del nostro sport, veramente. Adesso stanno coprendo perché con un tempo come quello alle mie spalle, se non copri i salti non li trovi più, quindi stanno coprendo. Volevo fare ancora qualche giro, volevo trickare un po' qua sul mulch, ma probabilmente non trickeremo. Adesso premiazioni, vediamo il podio BMX mountain bike. Grazie raga. Chi è che ha vinto qua? Io. Chi è che ha vinto? Sia oggi che... l'overall. Tutto l'overall. Io. Wait. Secondo. Ciao Toto. Allora, secondo? Terzo, cartellato ultima run. Però beh, sono contento, dai. Poco così, proprio sul finale. Però beh, ragazzi, siamo riusciti a fare l'evento, quindi top, direi. Ci siamo divertiti, nessuno si è fatto male, questo è l'importante. Vai bomba, è l'unico che parla senza dirgli qualcosa. Dove sei arrivato, Terbore? Io volevo girare su questa linea. Poi... questo è il momento che apprezzano di più su YouTube, quando filmo te e Albi. Perché sono bello, sono fotogenico. Ditemelo. Adesso abbiamo deciso che apriamo un canale nuovo. L'alboretata deve essere proprio... ma può esserci un mondo fatto da esatto, io vivo nel mio universo. Però è bello vivere ad Alboreti, cazzo. Gratulazioni anche al pazzo. Il pazzo che ha fatto? Quarto. Un po' inconsistente, però è veramente bravo questo ragazzo. Oggi quante cartelle hai fatto? Almeno una decina. Allora, 5. Ho cartellato 2 volte 3-6. Flip can, 4-50 in hip. Vabbè. Carichiamo le bici. Ce andiamo a casa perché sta arrivando uragano. Non so se riusciremo a fare un vlog completo. Adesso troviamo qualcosa da fare per riuscire questi 5 minuti. Io andrei perché pensiamo un attimo a ci ricordare. Comunque basta tagliare meno veloci le clip nel video. E si riesce a arrivare a 10 minuti. Basta.